Leon Scott Kennedy ha avuto un'infanzia traumatica, madre e padre furono uccisi per alcuni disguidi con dei criminali e pensate che non gli fu mai nascosta la fine che fecero. Il crimine che lo rende orfano costringe Leon a dover vivere da solo, almeno fin quando non viene aiutato da un agente di polizia. Questo avvenimento cambia radicalmente la sua vita e lo convince a diventare un poliziotto, ispirato dallo stesso atto di benevolenza dell'agente che lo salvò. Il suo obiettivo è quello di proteggere più persone possibili, con un occhio di riguardo per tutti i bambini che, come lui, furono travolti dalla vita in strada. La grande motivazione di Leon lo porta a diplomarsi all'Accademia di Polizia a soli 21 anni, per poi chiedere di lavorare per il Dipartimento di Polizia di Raccoon City. I bizzarri e violenti omicidi accaduti nei dintorni lo stavano incuriosendo, soprattutto dopo gli avvenimenti sulle montagne Arklay. La richiesta di Leon viene accolta e il ragazzo si mette in viaggio per Raccoon City. La partenza improvvisa è la causa della rottura con la sua fidanzata, avvenimento che durante il tragitto lo porta ad ubriacarsi pesantemente in un motel, svenendo poco dopo e svegliandosi il pomeriggio seguente. È il 29 settembre, inizia oggi l'avventura di Leon a Raccoon City. Come la guida ufficiale di gioco ci informa, l'agente Kennedy guida con i postumi della sbornia verso Raccoon City, ignorando una telefonata che lo esortava a non andare al lavoro. Leon attraversa in auto tutta la contea di Arklay e, superando il blocco stradale dell'esercito, distrutto dal caos della città, arriva ad una stazione di servizio a sud. Lì conosce Claire Redfield, una ragazza che sta cercando suo fratello Chris, e fuggendo dalla tavola calda, mette Leon a conoscenza di quello che sta accadendo e, abbattendo qualche zombie insieme, si dirigono alla stazione di polizia di Raccoon City. Hanno bisogno di risposte. Leon è incredulo nel vedere addirittura degli zombie, ma durante il tragitto in auto si convince che non si tratta di semplici omicidi, ma di un'epidemia, e l'epicentro della grave situazione è ancora Raccoon City. Poco prima di arrivare a destinazione, Leon e Claire vengono separati a causa di un incidente con una cisterna di benzina, quindi raggiungeranno la stazione di polizia singolarmente. Al suo arrivo Leon è incredulo nel vedere che la caserma è caduta. All'entrata riesce a chiudere il cancello per un pelo, sfuggendo a una mandria di zombie. Addentrandosi nella struttura, il disagio si tocca con mano. È praticamente disabitata e i cadaveri sono fin troppi. Utilizzando una pistola e la sua torcia, si fa strada tra la scia infinita di violenza e orrore, fino a raggiungere una porta antincendio. Dall'altra parte un uomo bussa chiedendo aiuto, e con immediata azione Leon apre la porta per far passare la persona. È Elliot Edward, un ufficiale di polizia che però inaspettatamente viene trattenuto e tagliato a metà dalla porta di sicurezza. Leon esprime tutto il suo dispiacere, è ancora giovane ed inesperto, ma ci rimane comunque male. Si era promesso di salvare le persone, e la seconda che incontra viene già uccisa. Dirigendosi nella hall della stazione, una creatura lo afferra quando tenta di superare una porta di sicurezza, ma un altro ufficiale, Marvin Branagh, lo tira fuori e, salvandolo, schiaccia lo zombie. Equipaggiando Leon con una corazza da task force, Marvin gli ordina di scappare seguendo gli appunti di Elliot, che rivelano un passaggio segreto sotto la stazione di polizia. Intento a salvarlo, Leon prova a convincere Marvin a raggiungere un ospedale, ma l'uomo è inamovibile e fa valere i suoi gradi superiori ammutolendo Leon, che, come da ordine, pensa a salvare se stesso. Mentre cerca i medaglioni da inserire sulla scalinata, l'agente Kennedy si incontra con Claire, la quale lo informa che sta accadendo qualcosa di strano e sta ancora cercando suo fratello Chris. Prima che i due possano pensare ad un modo per aprire il cancello che li separa, scoppia un incendio dovuto ad un elicottero caduto. Il forte rumore allerta gli zombie nell'area, quindi per i due non è ancora il momento di ricongiungersi. Leon si limita a raccogliere tutti gli emblemi ed apre il passaggio. Quando però prova nuovamente a portare Marvin con lui, l'ufficiale gli punta la pistola e ribadisce il concetto. Per lui è troppo tardi e Leon deve pensare a salvare la pelle. Augurandogli buona fortuna, Marvin abbassa l'arma e il ragazzo, rassegnato all'idea di non poter salvare il suo superiore, abbandona la stazione di polizia. L'agente Kennedy arriva quindi nei sotterranei, ma c'è qualcuno. Anzi, qualcosa ad attenderlo, una mostruosità deformata con il camice di uno scienziato che lo attacca, ma Leon riesce a difendersi facendo cadere l'essere nelle profondità della struttura.
Durante la sua avventura Leon viene anche attaccato da dei Doberman mutati, è lì che compara la Wong, una donna che si presenta come agente dell'FBI. Seguendola al poliziotto si ritrova nelle prigioni, dove conosce Ben Bertolucci, un giornalista in gabbia perché ha scoperto che il responsabile di questa epidemia ha avuto dei contatti con la polizia di Raccoon City per essere coperto. Gli artefici della cospirazione sembrano essere proprio l'Umbrella e Brian Irons, il capo della stazione locale. Poco dopo che Ben possa dare queste informazioni a Leon, qualcosa spacca il muro e gli frantuma il cranio. Ada Wong raggiunge quindi di nuovo Leon e dice al ragazzo di uscire dalla stazione di polizia. Solo in quel caso lei lo informerà e lo metterà a corrente di tutto. L'unico pass disponibile però lo ha al collo il cadavere di Ben. Per questa motivazione Leon dovrà prima aprire le celle. Per far questo Kennedy sistema il quadro elettrico di controllo, i cui pezzi di ricambio li ha trovati nella stazione di polizia. Durante la ricerca si imbatte nella mostruosità mandata dall'Umbrella, il Tyrant T-00, o Mr. X se preferite, che da quel momento gli starà alle costole con l'obiettivo di ucciderlo in quanto testimone del disastro. Quando Leon sblocca la cella di Ben, ha comunque la conferma. Il giornalista aveva con sé un registratore e riproducendo scopre che i malfattori sono proprio quelli dell'Umbrella. Nel momento in cui il ragazzo sta per fuggire da quel posto malandato, il Tyrant lo afferra dal collo, pronto a spezzarlo a metà. Arriva però nuovamente Ada, che con un furgone della SWAT stordisce il colosso. Fuggendo dalla stazione di polizia, Ada mette Leon al corrente della situazione reale. Nel mentre incontrano diverse mostruosità, come dei mostri delle fogne e un coccodrillo mutato, riescono anche a conoscere persone completamente innocenti, impegnate a salvare i propri cari. Si troveranno faccia a faccia con la moglie di William Birkin, Annette, la quale spara ad Ada, ma Leon si mette in mezzo per difenderla, rimanendo ferito alla schiena. Il nostro protagonista sviene al risveglio e ha la sorpresa di vedere che Ada Wong ha fasciato le sue ferite prima di continuare la missione. Ripresosi, quindi, va a cercare l'amica. Superando le fogne arriva nell'impianto sotterraneo di smaltimento rifiuti, dove incontra un mutato William Birkin, di cui si libererà però con facilità. Dopo questa lotta con il mostro, Leon raggiunge Ada e la trova ferita a causa di alcuni scontri precedenti. Ricambiando il favore, le fascia le ferite. Nasce del tenero tra i due e si lasciano addirittura sfuggire un bacio. Assieme utilizzano un treno sotterraneo per raggiungere il Nest, il laboratorio segreto dell'Umbrella, dedicato alla ricerca sul virus G. Durante questo lasso di tempo, l'agente Kennedy incontra Annette Birkin. Ella gli racconta perché suo marito si sia evoluto in una mostruosità simile. Sembra infatti essersi iniettato il virus per far sì che non glielo rubassero. Fatto ciò, Leon si trova nuovamente ad affrontare William, che per l'occasione muta nuovamente. Con agilità e astuzia riesce a fermarlo ed una ferita Annette rivela al ragazzo che Ada lo ha ingannato. Lei non fa parte dell'FBI, è una mercenaria a cui è stato assegnato il compito di rubare il virus G, per chissà poi quale pericoloso scopo. Tutte menzogne, quindi, Leon è stato appena tradito. Questo avvenimento li porta quindi a litigare al prossimo faccia a faccia e mentre i due discutono il campione del virus G cade nel vuoto, mentre Ada, colpita alla spalla da Annette, rischia di fare la stessa fine. Leon riesce ad afferrarla sull'orlo della caduta, ma la donna si lascia cadere con un urlo disperato di Leon. Non c'è tempo per piangersi addosso però, tra 9 minuti il Nest salterà in aria e lui deve salvarsi a tutti i costi, fuggendo l'uomo all'ultimo scontro con il T-00. Il colosso però non riesce ad ucciderlo e viene inghiottito dalle fiamme. Prendendo un montacariche industriale come ascensore, l'uomo scopre che il Tyrant è ancora vivo e che il fuoco ha fatto scattare in lui una mutazione. Come per William, ogni volta che un corpo infetto viene danneggiato gravemente ma non ucciso, muta. Leon quindi, grazie all'aiuto invisibile di Ada Wong, che facendo scivolare una cassa con un lanciarazzi, equipaggia il ragazzo, uccide definitivamente la creatura e scappa dalla struttura ricongiungendosi con Claire. Nel frattempo la Redfield ha salvato Sherry Birkin, la figlia di Annette e William, dall'epidemia del virus che ha colpito Raccoon City.
Dopo un ultimo attacco al treno da parte di un'ultima evoluzione di William Birkin, Leon e Claire riescono a salvarsi, ritrovandosi per strada assieme a Sherry. Nei titoli di coda, il nostro eroe di Raccoon City promette a Claire di prendersi cura lui stesso di Sherry. È un'orfana e la sua storia, avendola anche vissuta per metà in prima persona, l'ha colpito. Esortando quindi l'amica di tornare a cercare Chris, suo fratello.